Ragazzi, lo so, qualcuno forse sarà rimasto a bocca aperta, sarà triste. Vi spiego un attimo la situazione. Intanto siamo su FIFA, oggi per fare l'ultimo draft, l'ultimo video. Perché direte voi? Perché ragazzi, ormai manca pochissimo all'uscita di FIFA 24 e sinceramente è inutile continuare a fare inutilmente video. Raga, sono finite, abbiamo vinto gli europei, abbiamo fatto tutto nella carriera. Oggi, signori, ultimo video di FIFA 23 fino all'uscita di EAFC 24. Da quel momento, ragazzi, torneranno ogni giorno nuovi video di FIFA. Quindi video super mega fighi, carriera nuova, Ultimate Team, tutte robe nuove. Scrivetemi qua sotto un sacco di idee perché torneranno quei video. Nel frattempo voglio ovviamente continuare a mantenere attivo questo canale. In che modo? Questa è una bella domanda, ragazzi. In realtà non saprei dirvelo, per il semplice fatto che devo trovare qualche giochino, qualche cosa da fare fino a quando non esce il nuovo FIFA. Se ovviamente porterò anche delle reaction al calcio, perché c'ho un po' di reaction pronte che voglio fare. E ragazzi, voglio che mi consigliate anche voi qua sotto dei video da fare o magari dei nuovi giochi da provare. Ditemi voi perché sono molto 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 curioso. Alexis Sanchez è il Niño Maraviglia che è tornato all'Inter. Ragazzi, quanto sono contento di questa cosa, non avete idea. Io Sanchez lo amo, mi piace un sacco come giocatore. E infatti ce lo andiamo a prendere subito. Oggi ragazzi proveremo a fare il draft, ovviamente come sempre tre tentativi, più alto a livello di overall che ci sia mai stato sul mio canale. E con un 99 Lewandowski, io vi dico che questa cosa potrebbe anche succedere. Non so sinceramente quanto sia il mio overall massimo, però ne approfitto, ne sto approfittando perché queste carte qua che vedete, che non mi ricordo manco come si chiamano, Footies Premium, ok, sono a overall altissimissimissimi. E quindi voglio provare e anche farmi quattro chiacchiere con voi. In realtà questo video, raga, è anche un po' per farci un po' quattro chiacchiere e passarci un po' di tempo insieme, appunto per cercare di capire il futuro di questo canale. Allora, io vi dico e vorrei appunto conversare con voi nei commenti. Quindi ragazzi, se volete a ogni cosa che dico e voi volete magari commentare, potete tranquillamente mettere in pausa il video e rispondere. Io tranquilli che cercherò di leggere più commenti possibile. Ovviamente se ce ne sono 3000 è difficile, però ne dubito. Quindi fatemi sapere. Stavo dicendo, allora ragazzi, innanzitutto appunto come ho detto, non vedo l'ora dell'uscita del nuovo FIFA, sia perché appunto significa ricominciare a fare video ogni giorno. E poi vabbè raga, comunque diciamo che ho un po' mollato la presa ad agosto, perché comunque eravamo tutti in vacanza, anche voi, quindi mi sono concentrato di più sul primo canale, che per chi non fosse ancora iscritto, raga, Xiao è quasi al milione, tra l'altro quel canale è incredibile ma vero. Speriamo quest'anno di fare anche un bel po' di iscritti in questo canale, perché ancora manca 200.000 siamo, quindi vediamo anche qui. E madonna che schifo Cobel, però 85, se non sbaglio ci sono carte migliori. Comunque quest'anno ragazzi, cioè da questo diciamo da settembre, non voglio solo fare FIFA, ma vorrei portare anche altri giochi. Quindi vorrei incentrare, cioè fare questo canale un po' più variety, sempre magari incentrato sul calcio, sempre robe diciamo sul calcio, però appunto non fare solo ed esclusivamente FIFA. 82, ma i terzini ci sono? Eh sì, mi serve in realtà. Oh, quanto siamo? Oh raga, però siamo a 92 di overall, non male. Non male. Prima di continuare col video, ragazzi, volevo parlarvi di un gioco che è qualcosa di incredibile. Io ci sto giocando dalla mattina alla sera, Marvel Snap. Ci tengo a ringraziarli tantissimo per questa sponsorizzazione. Sicuramente tantissimi di voi lo conosceranno perché ci giocano su cellulare, ma è appena uscito su PC, scaricabile da Steam, ovviamente in modo gratuito. Avete il supporto widescreen, in poche parole ragazzi si vede gigantesco dal vostro computer e ci potete giocare in un modo anche più figo. Per chi non sapesse cosa fosse Marvel Snap, ve lo spiego in pochissime parole. È un gioco di carte con i personaggi Marvel, ma ragazzi è qualcosa di incredibile. Parto subito col farvi vedere la mia collezione di carte. Io ho iniziato da poco, però comunque già ne ho un bel po'. E a proposito di carte, rispetto a tutti gli altri giochi, gli sviluppatori, come potete ben vedere dalle notizie, ogni settimana aggiungono una nuova carta.
fatta proprio appunto per non farvi mai stancare di giocare. Attualmente nel gioco sono presenti 220 carte, ma la cosa fighissima, che adesso vi faccio vedere dal negozio, che ogni carta possiede una variante. Sempre parlando di mazzi, io vi faccio vedere il mazzo che attualmente utilizzo di più. L'ho chiamato aggro perché in realtà è un mazzo che attacca e basta e distrugge tutti i giocatori, e lo uso, mi piace tantissimo utilizzarlo perché raga costa veramente pochissimo. Infatti come potete vedere il costo dell'energia è davvero basso. Se non volete iniziare impreparati, mi raccomando ragazzi, cliccate il link nella descrizione per ricevere la variante esclusiva Devil Dinosaur. Mi raccomando ragazzi, cliccate il link perché è una variante fighissima. Vi ricordo anche che fino al 29 agosto ci sono disponibili i drop di Twitch, che in poche parole ragazzi consiste nel guardare delle live di Marvel Snap accedendo appunto con il vostro account. In questo modo riuscirete ad ottenere altre carte, altre varianti. Marvel Snap è proprio famoso perché è veloce rispetto a tutti gli altri giochi di carte. Le partite durano massimo 5 minuti, ma vi assicuro che nella maggior parte dei casi durano anche meno. Cioè è letteralmente comodo perché le partite raga finiscono super mega velocemente. A ogni turno un giocatore riceve un punto di energia, che è questo pallino che vedete qui. Quindi in questo caso siamo al secondo turno e io adesso ne ho due. Questi tre tavoli che vedete al centro di ogni tabellone, come potete vedere leggendo ognuna le proprie abilità. Per esempio, se io metto una carta qui, dopo il terzo turno questa carta, che è Shocker, diventerà Hulk, che è potentissimo come ovviamente immaginerete. È anche possibile fare snap cliccando su questo cubo. In poche parole è come se fosse una specie di all in. In sostanza, se io adesso vado a fare qui snap, come potete vedere il mio avversario può accettare oppure anche ritirarsi. Vincete più punti, semplicemente vincete più punti, e quindi avanzate sempre di più di livello. Ovviamente nel momento in cui fate snap, come potete vedere, l'avversario si mette un po' paura perché inizia a pensare: questo qui ci avrà delle carte mega potenti. Come si vince però a Marvel Snap? Ve lo spiego molto semplicemente. Vedete questi punti qui? Il mio avversario sta vincendo perché ha 3 su un tavolo e 6 punti su un altro. Io invece ho meno 4 in uno, 42 e 1. Quindi attualmente lui sta vincendo perché ha più tavoli, diciamo, in cui sta vincendo. Ogni volta che finite una partita vi spunta una carta che riceve dei punti per essere migliorata. Qua sono a 24 di 30. Nel momento in cui arriverò a 30 punti, questa carta diventerà graficamente più bella. Bello sto Florenzi 97. E me lo prendo, sì che me lo prendo. Perché non aumenta più di 92 la valutazione? Madonna, un 97 con un 85 e 12 punti in più. Oh, forse me la dà alla fine la valutazione quella giusta. Non ne ho idea. Vabbè, un altro, abbiamo un De Bruyne CC93, raga. Oh, guarda che centrocampo della Madosca che c'ho. E ora non per dire, però ragazzi, che bello squadrone, eh. Quindi nulla, raga. Allora, da un lato sono veramente troppo contento di iniziare questa nuova avventura, perché l'anno scorso abbiamo cominciato a giocare a FIFA 23, a questo appunto FIFA, in un periodo che era tipo, se non sbaglio, febbraio-marzo, forse un po' più avanti. E diciamo raga che comunque FIFA era già arrivato, non dico alla fine, ma quasi lì, no? Perché mi ero perso tutti i toti, tutte le carte fighe, tutti i pack opening che avrei potuto fare. Quindi diciamo che mi sono perso un po' di cose. Ovviamente quest'anno non sarà così, perché ho preordinato il gioco, come avete visto anche dai vecchi video, da uno dei vecchi video che ho fatto, Cordoba, madonna mia 97, che bestia, che ho preordinato il gioco. Quindi ragazzi, mi arriverà direttamente in anteprima. Spero in realtà il prima possibile, perché voglio essere uno dei primi a portarlo, però vedremo, non lo so. E che c'era Pier Gianni, non lo so, l'avevo visto per un attimo. Raga, comunque è altissimo l'overall di questa squadra. Vabbè, qua prendiamone uno completamente raro. Oh raga, cioè se non fosse per il terzino destro che è 92, raga, sono tutti altissimi. Ed è assurda questa roba qua. Prendiamo Cabello. Tanto sti cavoli. E dai, prendiamo Gattuso come allenatore, che mi sta simpatico. Allora vediamo l'overall quant'è. Serio? 120 valutazione, 94 di overall. Ragazzi, mi dovete scrivere qua sotto nei commenti il vostro record. E mo ci andiamo a fare una partita, perché comunque a prescindere da tutto io ve la regalo qualcosina, eh. È per forza. Quindi siete costretti a guardarvi letteralmente tutta la partita. Allora andiamo a provare questa nostra bellissima partita.
e squadra, stavo dicendo partita. Andiamo a parlare della nostra bella, ragazzi, squadra, perché sono sinceramente molto curioso. A parte, raga, che vi giuro, cioè mi manca veramente un botto giocare a FIFA. Questa squadra qua in realtà, mamma mia, Lewandowski, ma cosa sei? Neymar, costa la buona? Un pazzo, guarda Florenzi. Comunque Florenzi, raga, 96. Park Ji-sung che mi fa un bel tiro a giro, parato completamente. Ma io perché sono messo qua? Ora ci siamo. Ok, e raga, non vedo l'ora in realtà del nuovo FIFA, perché secondo me, allora, molti in realtà lo stanno un po' giudicando, perché ovviamente essendo che non sarà più FIFA, molti dicono che sembra tipo, non lo so, FIFA 07, PES 2009, per la grafica e le cose che sono spuntate un po' su TikTok. Voi cosa ne pensate? Io, raga, allora, secondo me ci sono un botto di funzioni nuove, tipo la roba del player style, tipo come si chiama, del fatto tipo che alcuni giocatori hanno proprio il modo di giocare predefinito, tipo come nella vita reale. Secondo me queste robe qui sono mega fighe e soprattutto, non lo so, c'è qualcosa, ok, che mi fa pensare che sarà fin troppo realistico il gioco e che secondo me anche i più bravini tra di voi a giocare avranno difficoltà, perché sarà tipo mega difficile tipo giocare con i giocatori, tipo, cioè, sarà difficile utilizzarli, non lo so perché, però secondo me alla fine, raga, la grafica non è che la possono aumentare, raga, ormai è quello che è, cioè la grafica secondo me è già perfetta così, comunque un gioco di calcio, no? Quindi secondo me aumenteranno tipo la realisticità tipo dei giocatori e sarà tipo già super difficile giocarci, perché sarà cioè, tipo mega diverso da questo qui. Secondo me posso, avrò, magari mi sbaglio, però secondo me uno dei punti, diciamo, a favore sarà questo. Madonna, ma che ha fatto quello? Comunque, raga, 0-0, ok che sto giocando leggenda, ma Madonna. Oh, ma Alexis Sanchez, Nino, ma che devi fare? Cioè, non lo so. Me lo fai un bel tiro a giro? Raga, sto portiere, io non so, Rushworth si chiama? Oh, non lo so, raga, se c'è qualche allenatore di qualche squadra che mi sta guardando, per favore compratelo, perché sembra veramente incredibile, almeno su FIFA. Poi probabilmente, tipo, nella vita reale avrà parato, tipo, due palloni, forse, perché poi per il resto sono tutti gol, visto che questa squadra c'è, tipo, 4 di valutazione, credo. E mo' mi bisogna pure, allucinante. Che mi ha segnato un irlandese alla sinistra 66. E poi c'è Lewandowski 99, che da dove tira e tira non riesce a fare gol. Non, io giuro che non capirò mai, ragazzi, questa cosa strana di questo videogioco. Rosso? No, dai, troppo. Rosso no, giallo, dai. Non esageriamo che... Ah, ok, pensavo, dico, ma manco cartellino mi ha dato. Cos'è quest'arbitro? Ok. E poi, raga, sarà interessante anche il fatto che adesso potranno giocare le ragazze. Che potremmo fare tipo maschi contro femmine, no? Secondo me saranno i video più divertenti del mondo. Attenzione. Bravo. Era anche ora, dire. Scusa, ma come si permette questo qua di fare l'esultanza del toro? Non è che siccome c'è la maglietta dell'Inter la ti puoi permettere, cioè, anche meno, eh. Andiamo un attimo di calmarci, signore. E qui non mi sembra il caso, cioè. Mamma mia, che scivolata. Vai, vediamo il Nino. Vediamo il Nino che cosa mi combina. Vediamolo. Provalo dalla distanza, non avere paura. Raga, quel rimbalzo era veramente letale. Secondo me era quasi, c'era gol. Però vabbè, purtroppo abbiamo il portiere più... Ma me l'ha parata? Non ho capito. Vediamo. Ah, alla presa di testa. No, perché Lewandowski mi aveva fatto una rovesciata della Madosca. E di nuovo! Madonna, raga, cosa... Vabbè, sto portiere comunque è incredibile. Raga, sto facendo dei tiri incredibili, ma... Non lo so, sto portiere, penso che il prossimo anno sarà Toti a questo punto. Mi viene da pensare questo. Tra l'altro, chissà chi saranno i Toti di quest'anno. Boh, non lo so. Sarà... Oddio, mi... Com'è possibile che... Ma scusa, ma da quando le squadre fanno queste skill? Vai, Florenzi, fammi vedere cosa sai fare. Ok, guarda il Nino. Mamma mia! Allora, speriamo, raga, che gioca bene con l'Inter, che c'ho una paura io. Eila! Aspetta. Chi è, Florenzi? Provamela a giro. Mamma mia, ragazzi. C'è poco da fare. Florenzi, raga. Punto. Bel gol. Bellissimo gol, signor Florenzi. Però c'ha 95 di tiro. Oh, queste carte sono immortali comunque. Cioè, letteralmente è come citare, raga. Sono 97, 96, cioè. Quella è la più bassa, tipo, boh. No, brutta roba. Madonna, quanto corre questo? Oh! Ok, bravo. Attenzione Sanchez. Mi sta chiamando mia mamma al telefono.
Aspetta che qua c'è il Niño Maravilla, che se non mi fa un gol mi arrabbio, eh. Madonna mia, un pazzo. Ragazzi, voglio far fare un gol a Sanchez, ma viene murato. Mannaggia, oh. Oh, ti giuro, faccio un fallo, mi faccio espellere, mi faccio buttare fuori. Veramente. Comunque sono curioso a chi andrà la gift card. Voglio che commenti, perché sarà solamente una, ragazzi. E sarà molto difficile scoprire dov'è. Quindi dovrete essere molto bravi con i vostri occhi. Attenzione, perché la vedrete in questa partita e può spuntare anche adesso, in qualsiasi momento può spuntare, quindi dovete stare attentissimi al campo, perché come sempre spunta. No! Mamma mia, che gol del pareggio, devo vincere io. Oh, il loro attaccante è un 62, cioè, niente. Cosa sta succedendo? Ma com'è possibile che fanno le skill comunque questi qua, raga, non lo so. Forse perché Sanchez forse non sta giocando bene perché non c'è il suo numero. Perché col 5, aspetta che però gliela passa a lui sicuro. Infatti. Bravo Casillas. Già che finisce il primo tempo, ragazzi. Sì. Allora. Aiuto, non voglio prendere gol. Non voglio prendere gol, vi prego. Mamma mia, chi è? Oh. Comunque, raga, in tutto questo, io non vi ho chiesto una cosa importante. L'avete già preordinato FIFA? Lo prenderete adesso? Lo prenderete per Natale? Per il vostro compleanno? Perché secondo me qualche pazzo tra quelli che mi guarda che già l'ha preordinato a 110 euro c'è. Non voglio dire una cavolata, ma secondo me qualcuno tra di voi... Gianni Sanchez, prova! Io l'avevo detto che facevo un gol incredibile. Il nostro carissimo Alexis. Io l'avevo detto, ragazzi. L'avevo detto, ma c'è proprio da fare. Lui è così, eh. Lui è così. Vediamo. Speriamo se la gioca bene con l'Inter quest'anno, raga, che la paura un po' c'è. Però tipo giocare Alexis Sanchez, Lautaro. Immaginatevi che duo, raga. Madò, bellissimo. Letale sarebbe quello lì. Bella, era sta scivolata. Peccato che ha ripresa. Bravo, ho sto difensore incredibile. Vai, vai, vai Sanchez, che sei un treno. Provala da lontanissimo. Madò, raga, che cosa mi ha parato sto schifoso maledetto. Ma com'è possibile, dico io. Com'è possibile. Ok. Dai che mi fa il secondo. Bravissimo. Bravissimo. Mi piace il fatto che ormai, siccome c'ho l'online buggato, col giocatore singolo sembro tipo il giocatore più forte del mondo, ma in realtà probabilmente, raga, se l'avessi fatto tipo giusto il draft, tipo quello online, probabilmente sarei già con un altro controller nuovo, perché questo l'avrei già spaccato di nuovo da tempo. Infatti c'ho paura con il nuovo FIFA, sinceramente. E sì. No! Palo, non ci posso credere, raga, avevo fatto pausa per un attimo, mi sono messo in pausa. Porca miseria, è esploso tutto qua. Via, via, via. No, no, se mi segnano un gol, veramente lo joystick, stavo per dire. Il joystick me lo mangio, raga, ve lo giuro. Niente, ho preso gol. Non riesco a togliergli palla, è impossibile pressarli. È impossibile, raga. Pensavo fosse il rigore, dico, stavo per dire, ma che cazzo. Mamma mia, madre, attenzione, Goretzka, cosa mi fai? Aspetta un secondo che qua c'è Lavandino. Madonna, comunque, raga, Lewandowski c'ha una potenza tiro. Però forse Haaland è più forte. Ma pure Lewandowski, ragazzi, c'ha un tiro che boh. Questo da dove tira e tira pure da casa sua, segna. Ma smettila. Fallo? Ma com'è possibile, scusatemi, che sia fallo? No! Ok, madonna, oro qua. Ma perché ha fischiato fuori gioco se tanto alla fine avevo palla io? Vabbè, attenzione. Niente, il Niño Maravilla. Così. Io mi inizio a fare scivolate a chiunque. Li gambizzo proprio. Niente. No. No. Mamma mia, Casillas, cosa sei? Oh, vabbè, raga. Fermi che qua. Ho preso gol, vero? No, sì. Ma era ovvio. Era scritto, proprio nella partita era scritto. Un 63 mi ha segnato. Pensa che roba. Bello sto passaggio. Questo non l'ho capito però. Vabbè. Rosso. Ho sbagliato. Voglio mettermi a piangere però vabbè dai. Fa niente, fa niente. Vai Molina, corri. No, pensavo venisse il portiere addosso a me. Vai Niño. Tripletta di questo ragazzone. Tripletta di questo ragazzone. Che non mi delude mai, non mi delude. Attenzione che qua, vabbè, 5-2 non mi recupererà mai, pure volendo la intelligenza artificiale. Ecco, secondo me sarà anche più difficile il nuovo FIFA per questo. Perché mo con la roba dell'intelligenza artificiale assurda che c'è, secondo me, raga, sarà più difficile pure giocare tipo in modalità campione, capito? No, madonna, sarà bello quel...
Ma poi perché dura così tanto una partita? Non mi ricordo, boh, non lo so. Ho completamente rimosso FIFA nella mia testa nell'ultimo mese. Bravissimo! Scherzavo. Casillas, veramente, non lo so. San Giuseppe lo dovevano chiamare. No, gol di testa, ok, sì. No. Via, spazza sta. Bravo, mi è piaciuto quello che ha fatto Alexis, devo dire. Proprio gliel'ha tirata in testa. Questo non mi è piaciuto, per esempio. No. No, via, sta palla, via. Bravissimo. No! Madonna, Casillas, cosa sei? In 10, eh? In 10, ragazzi. In realtà, penso che basterebbe un solo giocatore contro tutti questi, tra quelli che ho per battere questa squadra, ma vabbè. No! Vai che ce la fai col fisico, vai! No, troppo presto. Finisce così. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Non so che video uscirà, perché questo era l'ultimo video di FIFA. L'ultimo, in assoluto, eh.